Buonasera ragazzi, qui mi vorrei parlare di questo mio video. Ragazzi, adesso ho qui un altro video di moto, vedo che vi piacciono abbastanza, me lo state chiedendo, e credo di portare un video al giorno sulle moto. Anche perché, insomma, a me piace fare questo genere di video, vi piace anche a voi? Va bene, va benissimo così. Cioè, di certo non mi lamento, perché ci sono alcuni youtuber che fanno cose forzate, che piacciono solo ai fan, e loro non gli piacciono, se è una cosa che mi piace lo faccio anche io senza problemi. Ma oggi io volevo parlare dell'abbigliamento da moto. L'abbigliamento da moto, ragazzi, è una tra le cose più importanti, forse sempre, forse in più della stessa. Allora, per i cinquantini, casco, vabbè, sempre casco, il casco ci va sempre, che sia un cinquantino, che sia un triciclo, il triciclo no, vabbè, anche la bicicletta. Però il casco nei cinquantini, insomma, tutti i generi di motori ci va sempre il casco. Beh, tranne nelle macchine, però ci va sempre il casco nelle moto. Allora, esistono tanti tipi di abbigliamento, accessori, robe così. Allora, casco, marca consigliata, cioè marca consigliata, insomma, più venduta, migliore, Aero. Insomma, l'Aero è un casco, cioè, degno di essere chiamato casco. Può avere un costo eccessivo, però almeno quando vai con quello sei sicuro. Oggi sono andata a fare un giro in un negozio di abbigliamento di moto. Ho visto un casino di cose. Allora, ho visto dei caschi che costano 200 euro dell'Aero, caschi bellissimi. Non so se riesco, io metto delle foto. Caschi bellissimi dell'Aero. Poi, vabbè, abbiamo i caschi, insomma, tante altre marche, Fox, proprio così. Guanti in carbonio, con le rifiniture qua sul nocco in carbonio, protezioni qua sotto. Insomma, 60 euro mi partono per i caschi, cioè per il guanto. E per i caschi 200 euro anche. Abbigliamento giacca invernale. Cioè, c'è giacca invernale, giacca estiva. Giacca invernale pesante, bella pesante. Ho visto che ha tutte le protezioni qua dietro. Cioè, barica viaggiate sicuri. La giacca estiva, sempre le protezioni, però magari un pochino più leggera, giacca in vegetale, giacca in pelle. Quindi cose così. La mascherina. Allora, a mio avviso la mascherina serve se non si ha un casco o la visiera, perché il casco senza visiera, voi andate, magari vi arriva un coso negli occhi, insomma, è un po' fastidioso, quindi è sempre meglio mettersi la mascherina. Se, dipende poi che caschi scegliete, se sono caschi da motard o caschi da enduro, che in verità sono la stessa cosa, però potrebbero avere la visiera e potrebbero non avercela, quindi è proprio lì che alcuni si comprano la mascherina. Oppure semplicemente perché la mascherina è bella, cioè è bella la mascherina proprio, è bella, mi piace troppo. Tutto questo abbigliamento va fatto in un ordine, insomma, bisogna essere consapevoli di ciò che si compra, perché, insomma, per che moto lo si compra. Se lo si compra per un 50, io comprerei i guanti, con le finiture qua in carbonio, casco, però. Vabbè, sì, bisognerebbe sempre mettersi i pantaloni lunghi, però in estate con 40 gradi mi metto i pantaloni lunghi così, cioè. Però, insomma, le giacche non le prendo per i cinquantini, perché se carica di una velocità di 60 km/h, che potrebbe essere sempre abbastanza così. Poi dipende, perché sarebbe omologato per fare i 45, però dipende se puoi anche toglierci i blocchi, però non è una cosa troppo legale, però ormai i carabinieri, visto che c'hai i vigili, se vi fermano chiudono un occhio, perché trovami uno che non ha tolto i blocchi a un 50, trovamene uno. Se invece non dovete andare in sella a un 125, già inizia ad essere un po' più, insomma, preoccupante la cosa, dovete iniziare a mettere le giacche e con tutte le protezioni, spalle. Poi vabbè, abbiamo le tute, secondo me quelle lì sono più da motocross, che c'hanno tutte le. Non so se avete presente quelle tute dove si mette, che c'è la protezione qua davanti, dietro, qua a spalle, gomiti. Insomma, però le protezioni, ragazzi, le dovete usare, perché è una delle cose più importanti. Se non avete le protezioni, cioè. Io lo dico perché, insomma, ci sono tanti incidenti al giorno d'oggi ed è molto pericoloso. Più che altro perché se avete la giacca con le protezioni. E già con le protezioni contro maniche corte. Io vado in giro di maniche corte, cado, sbatto le mani, senza i guanti sono, mi sfracello le mani, i gomiti, cioè,
strusci tutto. Invece con la protezione è come se zero il danno, cioè no, magari ti fai sempre male, perché di certo non ti fai bene a cadere, però così. Però voglio parlare di un'altra cosa oggi, delle impennate, stoppi, così. Allora, le impennate vanno fatte con testa, vanno fatte nei parcheggi, cioè insomma, per allenarvi, non dovete farli in mezzo alla strada, perché in questo periodo i Notre Goats sono stati denunciati per gare clandestine impennate. Per clandestino non è assolutamente vero, perché nei loro video io non ho mai visto cioè, magari superavano un po' il limite, però le impennate c'erano tutte, e lo ammetto, anzi, sono anche caduti, sono fatti quasi male. E, beh, le impennate vanno fatte in strada, cioè vabbè, poi basta che non lo fai in una strada trafficata e non ti vede nessuno, però se lo fai ad esempio in paese, che cazzo è che metti a fare le impennate nelle strade pubbliche, guarda c'è un carabiniere, impegniamola, oppure le stoppie, non so come cazzo si chiama, stoppi, io lo chiamo stoppi, la pronuncia se è sbagliata correggetemi nei commenti, potete farli, basta che non ci avete una macchina dietro, perché tipo ti alzano da dietro, ti ci vai sotto, ti parti, vabbè, a parte gli scherzi, va fatta ancora lì così. Porco disco. Bug. Fatta con consapevolezza anche quella, perché tanta gente si è ribaltata in strada, si è fatta abbastanza male, quindi così. Per quanto riguarda le marche, io ne ho già parlato. Ha fatto anche un video mio cugino Payment03. Se volete guardare degli ottimi canali di moto, esistono canali come Edoardo Iannone, che mi sa che Andrea Pirillo, Lucas Gotommi, che insomma, vabbè, sì, dai, non è male. E uno che adesso in pratica cioè, lo conosco, un mio amico, è Riccardo17, passate al suo canale se volete. Ho fatto video di moto, ho fatto l'HM Story, la presentazione, ho fatto un video 2 mesi fa del test sound, robe così. Se volete passateci, insomma, dateci un'occhiata, è un buon canale secondo me. Quindi fate il cazzo che volete, insomma. Vi è piaciuto un pollice in su, commentate, condividete, se non siete iscritti iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video, bella raga.